Ah, ci siamo. Allora, benvenuto e benvenuta. Stiamo per iniziare. Insomma, scusa un attimo, anche un po' la fretta. Stavolta non mi sono neanche fatto la barba. Siamo pronti al seminario webinar di allenamento, metodologia dell'allenamento. Insomma, questa volta di cosa parleremo? Parleremo di tutto quello che riguarda lo sport o il fitness. Parleremo dell'obiettivo che si vuole raggiungere, se è una prestazione agonistica o anche il miglioramento della composizione corporea o un fattore estetico. Parleremo di come organizzare l'allenamento in funzione dell'obiettivo. Ma l'obiettivo non è il mio, l'obiettivo è il tuo. Perché quando si inizia a fare sport, quando si inizia a fare fitness, attività fisica, magari anche per le belle stagioni si dice ok, stavolta lo farò da lunedì, inizio diete, attività fisica, ok. Ma per andare dove e come? Ogni giorno cosa fare, come organizzare il proprio allenamento, cosa fare prima, cosa fare durante, cosa fare dopo, se fare prima gli scatti, dopo gli scatti, fare un recupero attivo, passivo, ahi c'è l'acido lattico, cosa ci facciamo, eccetera, eccetera. Insomma, credo che veramente ci sono tante cose che a volte sono delle complessità importanti per chi inizia e delle cose magari ovvie per chi magari è addetto ai lavori. In questo corso però, che è un webinar di circa un'ora e mezza, devo dire il precedente di HIT poi alla fine è durato 2 ore e 20, ma ci sono delle regole importanti. Intanto è un appuntamento in diretta, molto preciso, e quindi se prendi l'impegno con me lo manteniamo insieme. Quindi cuffie, telefono staccato, si rimane, ci saranno molte domande, molte interazioni, molti test, molte cose da vedere e credo anche qualche suggerimento da portarsi a casa davvero. Allora, per partecipare, l'appuntamento è chiaro, cerca il link, adesso non so se è su e giù, per iscriverti al webinar e ovviamente ci vediamo. Insomma, ti porterei a casa le informazioni importanti per capire come rimettere a posto tante informazioni, tante cose che probabilmente conosci già, però adesso magari le rimettiamo nell'ordine giusto per capire come, cosa e perché determinare una sequenza nell'allenamento, quante volte fare gli allenamenti, all'interno degli allenamenti quante ripetizioni, quante serie, quanti recuperi e magari ci aggiungiamo anche qualcosa che riguarda la nutrizione. Allora, ti aspetto al prossimo webinar. Mi raccomando, posti sono limitati e quindi chi c'è c'è. Ciao!